è speciale proprio come te. Ruggisce sotto il cielo blu perché ha la voglia che hai tu di fare sempre un po' di più. Ciambo, ciambo. Chissà se un giorno regnerà su tutta l'Africa. È molto in gamba e candido, sa quando dire sì o no, si muove con grandezza d'animo. Così malgrado la sua età, combatte per la libertà, con forza e con vitalità. L'oscurità e la foschia non gli fan perdere la via, si orienta ovunque sia. Ha tanta grinta e volontà, è proprio uguale al suo papà. Kimba, una giungla di avventure. Kimba, giorni chiari e notti scure. Il tuo giovane ruggito su nel cielo si alzerà. Il tuo spirito perdito tutti quanti guiderà. Oh, Kimba, una giungla di avventure. Kimba. In un battello, ma poi sei scappato via di là, nuotando fino ad arrivare qua. Con buon coraggio corri e vai. Faranno una curiosa conoscenza. Si tratta di Vero, un piccolo camaleonte che procurerà diversi guai agli abitanti della giungla. Difatti, questa particolare specie animale utilizza un sistema molto particolare per difendersi dai predatori o dai potenziali nemici. E proprio per questo motivo, Kimba e i suoi compagni prenderanno molti spaventi. Che volete farci? Non sono altro che un povero piccolo camaleonte indifeso. L'Africa sarebbe un posto ideale per me, se non fosse per tutti i pericoli che presenta, soprattutto i predatori. Già, i predatori. Degli animali grandi e grossi che se la prendono con delle creaturine come me. Mi rendono la vita difficile. Devo sempre stare allerta e guardarmi alle spalle per paura che mi sferrino un attacco da un momento all'altro. Mi auguro di tutto cuore che i miei nemici non vengano a cercarmi anche qui, nella vostra giungla, dove spero di godermi finalmente un po' di pace e tranquillità. Non preoccuparti, qui sei al sicuro e se verranno a cercarti ti proteggerò io. Sei molto gentile, grazie principino. Non devi ringraziarmi, ora riposa e mettiti a tuo agio. È proprio simpatico. Però non chiamarmi principino, Kimba è più che sufficiente. Sono così commosso da tanta accoglienza e ospitalità che ho le lacrime agli occhi. Molto lontano da quel luogo, una vecchia conoscenza di Vero conduceva serenamente la sua esistenza. Basta giocare, è ora di andare a nanna. Ma io sono qui sopra. Non prendo ordini da te. Che caratteraccio, che scorbutico. Si trattava di Gabu, un grosso ipopotamo scorbutico e un po' prepotente. Lui conosceva Vero, per colpa del quale aveva subito diversi guai in passato, e ora lo stava cercando per pareggiare i conti. Kimba decise di seguire Gabu per avere delle spiegazioni sul suo assurdo comportamento. Kimba,
Non farti ingannare da quel camaleonte. Vero non è altro che un raccontafrottole. Lo dici perché ce l'hai con lui. Non devi prendertela con uno più piccolo. Parlo per esperienza personale. Con le sue bugie quell'impostore mi ha fatto passare molti guai. Ma non dire sciocchezze. Ma non mi credi? Aiuto! Uno sto duro, ma non mi do per vinto. Ecco, ti è servito, Gabu, così impari a fare il prepotente. Kimba non credeva alle parole di Gabu. Quel camaleonte sembrava gentile, quindi bisognava difenderlo. Baro, è tutto a posto, l'ho cacciato via! Perché corrono in quel modo? Che sarà successo? Presto, Kimba è in pericolo, dobbiamo far qualcosa per aiutarlo! Salviamo Kimba, senza di lui sarà la fine per la nostra giungla! Avanti, non fermiamoci, dobbiamo salvare il nostro amico! Torna indietro, ridammi il mio nido! In marcia, sbrighiamoci! Fermi! Volete spiegarmi perché correvate in quel modo? Kimba, per fortuna stai bene. Ci avevano detto che ti eri ferito gravemente combattendo contro Gabu. Ma non è vero. Come potete vedere, non ho neppure un graffio. Beh, è meglio così. Ero sicuro che Gabu ti avesse conciato per le feste. Invece ho avuto la meglio. Ma dimmi, chi ti ha raccontato questa storia assurda? Me ne ha parlato lui. Io l'ho saputo da Pon. A me l'ha detto Taci. E a me Sniffer. Noro. Io l'ho saputo da lui. Da lui chi? Qui non c'è nessuno. Ma sì, nel cespuglio. Scuotilo per benino e capirai di chi parlo. Sei stato tu a mettere in giro la voce che ero in pericolo, vero? Ma io non volevo diffondere nessuna voce fasulla. La mia unica preoccupazione era salvarti. Devi credermi, ti ho visto in difficoltà e mi sono rivolto agli altri animali della giungla. Sì, preso dall'impeto, devo aver esagerato, ma volevo soltanto aiutarti, dico davvero, Kimba. Tutti però dimenticarono quell'incidente e la vita nella giungla continuò a scorrere serena. Emergenza, emergenza, sono arrivati gli uomini. Sospendete la lezione immediatamente. Dove sono, dove sono, dove sono, dove sono? Su, è stato vero ad avvistarli. Preoccupati per quella notizia, Kimba e Tamasuke decisero di andare a controllare la situazione. Siamo sicuri che si tratti proprio degli esseri umani? Vero, ce l'ha assicurato al 100%. E quando gli uomini arrivano nella giungla, portano soltanto guai. Da questa parte, forza, non c'è tempo da perdere. Forza! Speriamo che non siano dei cacciatori o saranno guai seri. Dobbiamo andare, stai sbagliando, ma ero detto che gli uomini sono laggiù. Ma dove è finito, Tommy? Eccomi, sono quassù, qualcuno mi aiuti. Tu
hai dato l'allarme senza nessun motivo, seminando il panico. Avanti, voglio che chiedi scusa immediatamente. Ma io non ho dato l'allarme. Non farei mai una cosa del genere, principino. Non mentire, ho dei testimoni che possono confermarlo. Tu racconti una bugia dietro l'altra. Io mi fidavo di te, credevo che fossi un camaleonte sincero e onesto. E invece devo ammettere che l'ippopotamo Gabu aveva ragione sul tuo conto. L'ippopotamo Gabu? Ti prego, se torna qui promettimi che mi proteggerai, principino. Smettila di chiamarmi principino. Ma cosa hai detto di male? Ascolta, Kimba, è normale che tu sia arrabbiato dopo quanto è successo, ma in fondo capisco perché Vero si comporti così. Per un animale con poche difese naturali, la vita nella giungla non è facile. Vero non sa mordere, non corre veloce, è piccolo ed è facile preda delle creature più grandi. Quindi per sopravvivere deve ricorrere all'astuzia e a volte alle bugie. Effettivamente il nostro piccolo amico era stato costretto ad affrontare dei pericoli enormi in passato. Molto male. E così, non avendo a disposizione delle difese naturali, decise di servirsi dell'astuzia per risolvere ogni situazione che mettesse in pericolo la sua serenità. Fermi, per carità, fermatevi! Più avanti ci sono i cacciatori! Se non avessi raccontato una frottola, i bufali avrebbero calpestato il mio cibo. Non si può mai stare tranquilli. No, aspetta un momento, Gabu. Ti offrirei più che volentieri queste noci, ma non sono mie, le sto solo curando. Il vero proprietario è un altro. Le noci appartengono a quell'elefante che vedi laggiù. Mi ha detto, se viene Gabu tu fai il mio nome e vedrai che scapperà a gambe levate, perché quell'ippopotamo è più pauroso di un coniglio. Ha detto proprio così. Io che c'entro, scusa, non devi prendertela con me. Se hai qualche lamentela, rivolgiti direttamente all'elefante. Molto bene, ho sistemato anche quello scocciatore. Potrai mai perdonarmi, Kimba? So di avere sbagliato, ma che ci posso fare? Mentire è diventata un'abitudine, è più forte di me. E va bene, Vero, ti perdono. Dici sul serio? Non so proprio come ringraziarti. Tu sì che sei un vero amico. Cercherò di non dire più bugie. Hai ragione tu, Mandy, mi hai convinto. Quando mente non lo fa per cattiveria, ma per abitudine. Voglio trovare il modo di fargli passare questo brutto vizio. Buona idea. Ma ti avverto, non sarà una cosa semplice. È tutta la vita che Vero racconta frottole, non dimenticarlo. Kimba, Kimba! Buongiorno, Coco, come mai da queste parti? Tienti forte, amico, è arrivata Laia! Dici sul serio? Sì, è venuta fin qui apposta per farti visita. Non è una splendida notizia? Laia, hai fatto un lungo viaggio per arrivare qui. Ma no, che dici? Non è stato così lungo. Avevo tanta voglia di vederti. Oh, Laia, hai tutto il pelo arruffato sulla schiena. Aspetta, ora te lo sistemo. Ci aspettano gli altri, vogliamo andare? Sì, andiamo, Kimba. Che stai facendo?
niente, stavo solo cercando una cosa. Oggi vogliamo approfittare della visita di Laia per giocare tutti assieme. Vuoi venire con noi? No, ti ringrazio tanto, Romy, ma se a te non dispiace, io preferirei restare qui. Il fatto è che mi sento un po' stanco e ho bisogno di riposo. Va bene, allora non insisto, ci vediamo. Sì, fanno una bella vita loro. Giocano e si divertono. Non devono pensare a sopravvivere come faccio io. Non dovrei essere invidioso, ma queste cose mi fanno arrabbiare. Il mattino successivo, la piccola Laia decise di rimettersi in viaggio per tornare a casa. Fa buon viaggio, Laia. Tornerò presto. Io ci conto, qui sarai sempre la benvenuta. Ciao! Eh? Quando si spia non si deve parlare. Smettila, mi fai male! Ah. Non preoccupatevi, io non ho proprio nulla da nascondere. La nostra amica proseguiva serenamente il suo viaggio e non sospettava che due pericolose figure l'osservassero da molto vicino. Fermati, Kimba! Devo andare a vedere come sta Laia! Non ce n'è bisogno. Guarda davanti a te. Hai visto chi sta arrivando? Eh? Per fortuna stai bene, ma cos'è successo? Stavo tornando a casa, ma vicino alla giungla ho visto le iene. Credo che si stiano preparando per sferrare un attacco. Sembravano così minacciose. Sono tornata indietro per dirvi di stare lontani dalla savana per un po' di tempo. E così le iene sono in agguato, eh? Grazie dell'informazione, Laia. Ci penso io ad avvertire gli altri. Vero? Sì, principino. Volevo aiutarti, ma il tuo è un caso disperato. Sono stanco delle tue menzogne, perciò ora devi lasciare la giungla. Non puoi cacciarmi. Se esco dalla giungla, per me è la fine. Inoltre, là fuori ci sono le iene. Non mi interessa. Arrangiati, io non sono più disposto ad aiutarti. Ti concedo 3 secondi per sparire dalla mia vista, hai capito bene? Principino. Non chiamarmi principino! E adesso mi metto a contare. 1, 2, 3! E va bene, me ne vado. Credevo di trovare un po' di tranquillità in questa giungla, ma mi sbagliavo. E la colpa è soltanto mia. Sono stato io a rovinare tutto con le mie bugie. Ho tradito la tua fiducia e ora ne pago le conseguenze. Continuerò a vivere da solo, senza la protezione di nessuno, in balia dei predatori e dei pericoli. Grazie di tutto, principino, e scusami per i problemi che ti ho causato. Ora che ci siamo liberati di quel bugiardo, mi sento sollevato. Così impara a farmi credere che tu fossi caduta nelle grinfie di Bubu. Mi ha fatto prendere un bello spavento. Ma perché mi guardate così? Cosa ho fatto? Ho capito, volete che lo perdoni. Ma non lo farò perché è un impostore. Ma non capisci, è solo un animale indifeso. Esatto, un animale indifeso. Oh, forse ho esagerato a trattarlo così. Baro non è cattivo, ha soltanto bisogno di aiuto. In effetti sono stato un po' troppo duro con lui. Sarà meglio che vada a cercarlo per chiarire definitivamente questa situazione. Baro! Baro, dove sei? Rispondi! Finalmente ci si rivede. Già, ti stavo cercando, Gabu. Ti sfido. Tutti quanti mi detestano e si rifiutano di essere miei amici. Per questo motivo adesso voglio farla finita. Smettila, Baro. Scommetto che questa è un'altra delle tue frottole. Se credi di avere ragione, allora puniscimi. Non ti permetto di fargli del male. Che cosa vuoi? Non ti mischiare, principino. Avevi ragione. Baro racconta un sacco di bugie, ma non lo fa apposta. Devi lasciarlo stare, lui ha bisogno del nostro aiuto. Ma quale aiuto?
Vattene di qui, questo è il mio territorio. All'attacco! Smettila, mi giro la testa! Ora basta, sta fermo e combatti! Le iene! Aiuto! Il principe Kimba è stato attaccato da un branco di iene! E tu pensi che ti crediamo, ma figurati! Ma è la verità! No, non cadiamo più nei tuoi trabocchetti, ti conosciamo bene! Laia, dove stai andando? Fate come volete, io gli credo. Oh, aspettami, vengo con te. Kimba! Mi spiace ammetterlo, ma quel camaleonte mi ha salvato. Chissà se grazie al mio gesto Kimba cambierà idea e mi riaccoglierà nella giungla. Ironia della sorte. Volevo punire Bero e invece ho un debito di riconoscenza nei suoi confronti. Ma allora, Gabu, sei disposto a perdonarlo per le bugie che ti ha raccontato? Sì, ora sono disposto a perdonarlo. Guarda, Kimba, stanno arrivando i tuoi amici. Kimba! Kimba, come va? Tutto a posto? Bero, puoi restare a vivere con noi per tutto il tempo che vorrai. Bene, torniamo a casa. E così, anche in quell'occasione, i nostri amici appresero una lezione importante. Bero capì che le menzogne non servono per risolvere i problemi, anzi, il più delle volte complicano soltanto la situazione. Kimba, invece, comprese l'importanza del perdono. Bisogna sempre concedere una possibilità a chi ci sta vicino e a noi stessi per rimediare ad un errore e semplicemente per capire che esistono soluzioni diverse per affrontare le cose. Ribadisco il concetto. Non sono altro che un povero, piccolo camaleonte indifeso. Però adesso mi sento più tranquillo. Kimba mi ha accolto nella sua giungla e posso godere dell'amicizia e della protezione degli animali che ci vivono. Grazie a lui l'Africa non è più un posto ostile dove bisogna lottare continuamente per sopravvivere, ma un luogo dove si possono trovare dei veri amici. Cucciolo di re.
lo scoprirai.